Una sola stagione con la maglia del Foggia, pochi mesi per entrare nel cuore dei tifosi e ritagliarsi un piccolo grande spazio nell'ormai quasi centenaria storia del club. Questa è la storia di Igor Shalimov, l'ex centrocampista della nazionale russa che ha vestito la casacca rossonera nella stagione 1991-1992 in Serie A. Un centrocampista che oggi farebbe gola a tantissimi club del calcio europeo, le big del calcio europeo, perché riusciva ad abbinare a una straordinaria potenza fisica, a un sinistro potente e preciso, anche una classe sopraffina. Lo scorso 2 febbraio Igor Shalimov ha compiuto 50 anni. Una data importante, un traguardo importante, la data giusta per riuscire a fare un bilancio della sua carriera con particolare riferimento e attenzione all'esperienza con il Foggia Calcio. Lo abbiamo raggiunto a Mosca, nella sua Russia, per ritornare a sentire la sua voce a distanza di quasi 20 anni. Grazie innanzitutto a Mr. Igor Shalimov per aver accettato il nostro invito e le rivolgo la prima domanda. A Foggia lei è ricordato come uno dei più forti centrocampisti della storia. Cosa ha rappresentato Foggia per lei? Ciao a tutti. Allora, cosa ho pensato quando ho saputo che c'è interesse da Foggia? Allora, prima cosa che mi è venuta in testa, questo è Italia, questo è Serie A. E Serie A a quei tempi era il campionato più forte in Europa, dove giocavano fortissimi giocatori italiani e dove giocavano gli stranieri più forti del mondo. Ho deciso subito di andare là. Poi sono venuti due dirigenti da Foggia, ci siamo messi d'accordo con contratto, poi abbiamo parlato di Foggia, come gioca la squadra, che la squadra gioca con la palla a terra, è veloce, e passaggi non tanto lunghi, è tutto in velocità. Poi hanno detto che è l'allenatore, poi ha detto che cercano tre stranieri, perché sono saliti da Serie B quell'anno e hanno detto che hanno già preso Petresco e vogliono due russi, Shalimov e Kolivan. Qual è stato il primo impatto con la città e con la squadra? Allora, io sono arrivato a Roma e poi con il presidente Casilio siamo andati in ritiro della squadra in montagna. Sono arrivato in albergo, mi hanno detto dove è mia camera. Io con la camera stavo con Alessandro Porro, poi che mi aiutava molto quando siamo arrivati a Foggia, che aiutava molto con tutto. E poi quando ho messo la valigia in camera, sono venuti subito da me tre giocatori di Foggia, Petresco, che è una cosa incredibile. Lui è arrivato due settimane prima e già parlava italiano molto bene. Poi c'era il signore e Baiano, se mi ricordo bene. E basta, poi siamo andati a mangiare, poi allenamento. E per me non era facile perché non parlavo italiano chiaramente, l'inglese parlavo male, però mi aiutavano molto i ragazzi dall'inizio, era un buon collettivo e poi dal primo allenamento ho capito che ci sono bravi giocatori. Mister, che squadra era quel Foggia? Una squadra straordinaria? Cosa pensa la rendesse così divertente? Allora, ma Foggia era veramente una squadra straordinaria. Perché? Perché nessuna squadra in Serie A non giocava un calcio così. Il calcio veloce, palla a terra, i passaggi non lunghi più 15-20 metri e tre o quattro giocatori andavano sempre dietro le spalle avversario. E avversario diventava matto perché questo continuava durante tutta la partita. Non guardavamo, poco guardavamo dietro, andavamo sempre avanti e poi Foggia non mollava mai,
perché mi ricordo le partite quando perdevamo 3-1 e facevamo pareggio, e poi 0-0 o 1-0 non è per Foggia. 3-3, 4-4, 5-2, 8-2, questo sì, questo era il nostro calcio, è divertente. È divertente, era divertente guardare Foggia, veramente Foggia faceva un spettacolo. E per i gol fatti eravamo primo anno, eravamo secondi dopo il Milan, però gol prese anche. Qual era il suo rapporto con il tecnico Zdenek Zeman? I rapporti con mister. Allora, bisogna sapere una cosa. Io sono arrivato a Foggia dopo quasi il campionato, tutto campionato in Russia, no, più di metà campionato in Russia, poi giocavo con Under 21, con squadra nazionale, poi in Coppa Europea avevo tante partite, ero sinceramente ero stanco, poi ho fatto ritiro, riposo di 3 giorni e poi sono andato, è iniziato il campionato in Italia, quindi ero un po' stanchino, diciamo così, un po' nervoso ogni tanto, e con mister diciamo così non era il rapporto facile da parte mio, perché ho spiegato perché, però lui stava sempre tranquillo, è una cosa incredibile, perdevamo, vincevamo, sempre uguale, sempre tranquillo. E adesso è passato tanto tempo, posso dire che Zeman è un grande uomo e un grande allenatore. Ci può dire qual è stata la partita più bella ed il gol più bello segnato con la maglia del Foggia? Allora, la partita più bella secondo me è a Napoli, quando perdevamo 3-1 e Napoli era una grande squadra con grandi giocatori, perdevamo 3-1, poi secondo gol ho fatto io e terzo Peppe Signore, abbiamo pareggiato 3-3 e per me è un gran partita, miglior partita che abbiamo fatto in quest'anno a Foggia, perché non è facile andare in trasferta, perdere 3-1, poi pareggiare a pochi minuti dalla fine, grande partita. E gol più bello mio secondo me è a Bari, grande derby di Puglia, abbiamo vinto 3-0 a Bari e ho fatto il secondo gol da 30 metri, secondo me questo è più bello. Cosa ricorda dei tifosi e dell'atmosfera dello stadio Pino Zaccheria? I tifosi, grandi tifosi del Foggia. È stato il primo anno in Serie A, abbiamo giocato bene, facevamo spettacolo e chiaramente spettacolo facevano anche i tifosi di Foggia. C'era una canzone per ogni giocatore, è venuto dalla Russia, l'ha mandato Gorbaciov, è un alto, è robusto e si chiama Shalimov. Grande ragazzo e grande tifosi. Bellissimo. 25.000 ogni partita. Qual è stato il momento più bello della sua carriera e magari il suo più grande rimpianto? Nella vita c'erano tanti momenti belli, tanti momenti brutti e la vita è così, deve andare sempre avanti. Segue ancora il Foggia, mister? Ogni tanto seguo la classifica, seguo dove Foggia, adesso so che è terz'ultima, la situazione non è facile, non so quante squadre retrocedono, però 31 punti, poi c'è da giocare ancora tante partite, dai, e non mollare. Speriamo che andrà tutto bene. Quali sono i sogni per il futuro di Mr. Shalimov? Il sogno, quello che riguarda il lavoro. Io vorrei fra qualche tempo essere allenatore dello Spartak, perché questa è la mia squadra, dove ero da piccolo. E sono nato a Mosca, è l'unica squadra dove ho giocato io in Russia.
E poi fare allenatore di Foggia non sarebbe male per me. È chiaro che c'è allenatore adesso e forse non è corretto, però dico del sogno. Lavorare in Italia, dove lavorare in Italia? A Foggia, la mia prima squadra, la mia prima città. La mia casa, diciamo così, perché questo è il primo squadra, prima città in Italia, mia. Bene, siamo in chiusura di questa intervista. Mi rivolgo a Mr. Shalimov, che ha accettato con gentilezza il nostro invito, per chiedergli di salutare tutti i suoi vecchi tifosi del Foggia che ancora oggi si ricordano delle sue giocate, dei suoi gol, del suo sinistro e gli vogliono ancora bene. Cosa dice a questi tifosi, mister? Faccio tantissimi saluti ai tifosi di Foggia. Siete grandi, siete veramente grandi. E vi auguro star vicino alla squadra sempre. Vi saluto tutti e forza Foggia. E un grazie a Igor Shalimov che ha accettato il nostro invito ed è tornato a parlare ai suoi vecchi tifosi del Foggia a distanza di quasi 20 anni. Erano infatti quasi 20 anni che non si sentiva la sua voce dalle nostre parti. Grazie ancora mister e arrivederci presto, magari questa volta a Foggia. E faccio tantissime salute e un abbraccio a Domenico Carella.